ragazzi, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Volevo fare un piccolo appunto per iniziare a quello di voi, considerarlo follower secondo me è eccessivo. A quella persona continua a scrivere sotto i video, cambia location, no? Cambia location, praticamente mi sta consigliando di non fare i video in macchina perché non gli piacciono. Innanzitutto lo chiedi, ma hai avuto qualche trauma infantile? Ti hanno chiuso in macchina quando eri piccolo davanti alla gelateria mentre gli altri prendevano un gelato e tu li guardavi dal vetro? Cioè, non lo so, mi paghi tu la macchina? A volte siete allucinanti, non tutti, è qualcuno, a volte siete allucinanti. Io ho questa location, io faccio i video dalla macchina, non faccio i video da perfettino, in casa, con gli occhialini, eccetera, eccetera. Non sono una persona così, ma poi la location fa la qualità? La location fa i contenuti? Non credo, perché tanti di quelli che fanno video da casa non ne hanno di contenuti, capite? Tanti invece li hanno comunque, per carità di Dio, ma tanti non li hanno. Quindi la location non fa il contenuto, fidatevi, la location non fa il contenuto, è quello che importa. Poi io sono nato con questo canale, con questo format dalla macchina, non vedo perché devo cambiare. Se non ti piace, te che dici cambia location, guarda, c'è tanto di quello da vedere e sentire su YouTube che puoi andare tranquillamente, io certo non ti tengo qua. Ma a parte questo piccolo appunto che ce l'avevo dentro da un po', dovevo dirlo, volevo fare una considerazione finale riguardo il discorso della Juventus, perché oggi è il D-Day della Juventus, no? Si decidono un po' le sorti. Per quanto riguarda appunto il discorso delle plusvalenze, no? Io dico, quando mi riferisco sempre al fatto di chi dice: ma perché essere puniti adesso? Perché i punti li abbiamo fatti sul campo. Onestamente, questi falsi in bilancio non è che vanno avanti da ieri o l'altro ieri, questi falsi in bilancio si protraggono nel tempo da tempo, da anni sicuramente, anzi è accertato che è così. Ma io dico, società come il Milan, perché il Milan non è mai stato accusato di nulla riguardo di questo, come il Milan e come tante altre in Italia, che rispettano le leggi, che stanno attenti ai bilanci e quindi non si comprano giocatori che vorrebbero, ok? Perché devono rispettare i parametri, quindi sono costretti a fare i campionati magari con forze minori, e tu Juve, che comunque hai comprato giocatori che non ti potevi permettere, ok? Hai fatto comunque numeri falsi e hai vinto con giocatori che non ti potevi permettere, stai qui a dirmi abbiamo fatto i punti sul campo. In fronte dovresti farvi i punti, non sul campo. Abbiamo fatto i punti sul campo. Ma voi dovete ringraziare Dio che non vi mandano in B. Ma dovete ringraziare veramente perché la B vi interessa. Perché siete, oltre che disonesti, anche recidivi. Io non parlo dei tifosi, attenzione, perché il tifoso è sempre quello che è parte in causa ma non c'entra nulla. Il tifoso tifa e ama la squadra. Quindi se uno juventino mi sta ascoltando, non ce l'ho con te. Ce l'ho con quelli che rappresentano la tua squadra, che sono oltre che disonesti, e non è da quest'anno purtroppo è la sfortuna di tifare una squadra che negli anni è stata super disonesta, ma tante di quelle volte, chissà quanti di quegli scudetti che vi siete cuciti sul petto sono falsi, Poi parliamo dei cartonati, ma vogliamo pensare a quelli della Juve, quanti scudetti di cartone ci sono, ragazzi, dai, per quello io mi arrabbio quando questi vengono a dire: ma l'abbiamo meritato sul campo, abbiamo fatto i punti sul campo. Voi non meritate nulla, voi meritate la Serie B, Non dico la radiazione perché esagererei, perché poi il marchio Juve va tutelato, come dice Gravina, Non si può toccare il marchio Juve. Il marchio Juve va tutelato, tenuto da conto, perché il marchio Juve, perché è la storia d'Italia. Si fa lo sciù al finestrino, lo farei sciù al finestrino. Le cavolate che vengono detto e le cose poco sincere, poco pulite, non mi piacciono proprio questi. Stiamo ancora aspettando la sentenza perché la Camera è ancora in riunione online, vediamo cosa ne verrà fuori, come abbiamo già preannunciato c'è almeno 11 che si prospetta, speriamo che sia almeno meno 11, a parte che dico, poi a parte questo ragazzi, ma questo è il primo processo, poi ce ne sono altri. La Juve secondo me è in un mare di guai ma veramente pesanti. Chi è causa del suo male pianga se stesso, come diceva un vecchio detto. E quindi volevo fare questo piccolo sfogo anche sulla Juventus, che mi fanno arrabbiare quando dicono questa cosa. Voi dovete pagare, chi sbaglia paga, e chi è disonesto paga ancora di più, e questo è un dato di fatto. Veniamo a noi, è quello che riguarda il mondo Milan. 100 milioni
100 milioni, e Marco, cazzate stai dicendo, 100 milioni, a conti fatti in maniera molto breve, lo riporta anche la Gazzetta dello Sport, io ovviamente ho letto, mi sono fatti i conti, effettivamente possono e devono tornare, 50 milioni è bene o male il budget di mercato che ormai da tempo viene messo fra Elliott e Cardinale sul mercato. Poi ci sono le varie uscite fra i giocatori che andrà via, perché purtroppo ci sarà anche Adli, ci sarà Origano, ci sarà Rebic, purtroppo pare che ci sarà anche Colombo in mezzo, spero di no, e già da questo tesoretto sono altri 23-24 milioni. La qualificazione alla prossima Champions League sono altri soldi, senza contare il tesoretto risparmiato dai vari stipendi di Bakayoko, del Dest, 3 milioni e 6, non mi ci fate pensare, Ibrahimovic, anche se non incideva molto perché era un milioncino, eccetera, eccetera. Quindi molto probabilmente il tesoretto si aggira sui 100 milioni da poter spendere. Poi, dire che Cardinale ce li concederà tutti, non lo so, però il tesoretto, volendo e concreto, c'è. Potrebbe essere veramente di 100 milioni. Ora però, oculatezza. Fare ancora errori di approssimazione come quello fatto con De Ketelaere, basta, Maldini, è finito il tempo. Se tu hai veramente un tesoretto da 100 milioni, giocatelo bene, non fare cappellate, ok? Pensaci 2, 3, 5, 10 volte prima di buttarti su un giocatore, ok? Ma facciamo una squadra come si deve. La squadra va rinforzata, rimpolpata e riattivata, perché mancano troppo e troppi elementi che dovranno fare la differenza. Come dice anche Maldini, non siamo competitivi in questo momento per andare su più competizioni, ma l'obiettivo è quello, essere competitivi su più competizioni, e per fare ciò ci vogliono giocatori che ti rendano competitivo. Quindi se fossero 100 milioni, buttiamoli sul mercato subito, ok? In maniera oculata e in maniera intelligente. Centravanti, esterno destro, terzino sinistro, ok? Sostituto di là per farlo respirare, un bel centrocampista di peso e di fisico, e magari intelligentemente andiamo a prendere quei parametri zero, che costano zero, ma che hanno un valore assoluto. Quindi se è un parametro zero che prende 3 milioni, ti chiede 4,5, ma vale, cazzo, diamoglieli, ragazzi. Diamoglieli, perché sono questi i giocatori che dobbiamo portare a casa, perché tanti fanno la fortuna con questi giocatori a parametro zero, vedi Inter, aperta parentesi, chiudi parentesi, perché non farla anche noi? E mo sono stufo. Cerchiamo di fare qualcosa di intelligente. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi. Comunque sempre forza Milan. Noi ci sentiamo più tardi. Magari vi faccio un aggiornamento rapido se ho informazioni veloci prima di tutti della sentenza Juve. Sempre forza Milan e adieu!